Carissimi fedeli e amici tutti della Diocesi Ambrosiana, il nostro Duomo è stato costruito per essere la cattedrale, la chiesa della cattedra in cui il Vescovo annuncia il Vangelo, celebra i sacri misteri con la grazia, l'autorevolezza e il mandato di rendere possibile che il Vangelo e gli stessi sacri misteri siano principio di vita cristiana per tutte le chiese della diocesi. Infatti, in Duomo vengono ordinati i presbiteri, in Duomo sono benedetti gli oli per la celebrazione del battesimo, della cresima, dell'ordine, dell'unzione degli infermi, in Duomo le tombe degli arcivescovi invitano alla memoria grata per la gloriosa tradizione della Chiesa di Ambrogio e di Carlo. La vocazione del Duomo, inoltre, come di ogni altra Chiesa, è quella di essere casa di preghiera perché il Signore sia lodato, benedetto, invocato. Per questo è costituito il capitolo della cattedrale cui dobbiamo intensa gratitudine, perché ogni giorno celebra la liturgia eucaristica, la liturgia delle ore, assicura, insieme con altri sacerdoti, la presenza di confessori per il sacramento della riconciliazione. Ma il Duomo, il nostro Duomo, ha nello stesso tempo la vocazione ad essere simbolo di tutta la città, l'immagine che rende riconoscibile in ogni parte d'Italia e del mondo quello che a Milano si trova, si pensa, si produce. La piazza del Duomo, infatti, è il luogo del ritrovarsi naturale di molte manifestazioni, di ogni evento straordinario, e la facciata del Duomo diventa così lo scenario che consente di identificare il luogo preciso di questi avvenimenti. La generosità e la genialità dei milanesi ha iscritto nel Duomo anche la vocazione ad essere un incomparabile monumento artistico, una sorta di condensato di storia dell'arte raccontata dall'impianto architettonico, dalle statue, dalle vetrate, dai tesori che vi sono custoditi e soprattutto dagli eventi liturgici e culturali che vi sono ospitati. E questo attestato da studiosi e dall'innumerevole folla di turisti che ogni giorno si aggira stupita tra i suoi pilastri e si avventura tra le sue guglie. Quindi nella nostra cattedrale si incontrano diverse vocazioni. Allora dobbiamo questa sera tutti un'immensa gratitudine a Monsignor Luigi Manganini, perché negli anni in cui ha esercitato la sua responsabilità di arciprete del Duomo ha saputo interpretare queste diverse vocazioni del Duomo stesso e ricondurle ad una armonica unità. Infatti, questi diversi aspetti, se lasciati a se stessi, potrebbero confliggere e invece di vocazioni potrebbero diventare rivendicazioni, contrapponendo l'aspetto religioso, quello turistico, la destinazione ecclesiale e le esigenze della società civile. Invece, Monsignor Manganini ha saputo promuovere e valorizzare tutti questi diversi aspetti, riconoscendoli anzitutto e poi proponendoli come tratti di una complessiva e unitaria ad essere il Dom de Milan. Nella sua opera egli è stato ispirato dall'insegnamento conciliare sulla liturgia, per questo ha attuato ed è stato sostenuto dal Sinodo diocesano 47esimo, di cui è stato protagonista, ha tessuto con pazienza una intensa e cordiale collaborazione costruttiva tra il capitolo, la veneranda fabbrica del Duomo, l'amministrazione comunale. Ora, dopo aver prolungato il suo mandato, Monsignor Luigi lascia l'incarico di arciprete del Duomo. Sento quindi il dovere, a nome di tutti
i fedeli ambrosiani e di tutti i cittadini delle nostre terre, esprimere a Monsignor Manganini la stima, l'apprezzamento, la gratitudine per il servizio che ha reso come arciprete del Duomo, così come per gli altri incarichi che ha svolto con zelo amorevole, pazienza, lungimiranza, a servizio della Congregazione per il Rito Ambrosiano e del Vicariato per l'Evangelizzazione e i Sacramenti. Nel contempo sono lieto di annunciare il nome del suo successore, Monsignor Gianantonio Borgonovo, dottore ordinario della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e professore alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano. L'immissione nel ministero di arciprete di Monsignor Borgonovo avverrà domenica prossima, 9 dicembre, qui quarta domenica dell'Avvento Ambrosiano, nei riti iniziali di questa Santa Messa delle 17:30. Invochiamo per Monsignor Borgonovo quella sapienza che gli consenta di continuare ad esercitarsi nell'arte di interpretare le diverse vocazioni del nostro amato Duomo. Lo sentite, l'applauso accoglie questo annuncio, che è un annuncio molto importante. L'arciprete Monsignor Luigi Manganini della Cattedrale lascia, dopo essere stato arciprete dal marzo del 2002, subentra lui Monsignor Gianantonio Borgonovo. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Invito a portare la benedizione della Trinità in tutte le vostre case. Ringrazio i membri dell'Opus Dei che stanno animando la novena dell'Immacolata, Rinascita Cristiana, l'ACOS, tutti voi, taluni gruppi parrocchiali presenti, quanti ci seguono da casa. Sarà una settimana molto importante per noi. I Vesperi di Sant'Ambrogio, con il discorso dell'Arcivescovo alla città sull'editto di Costantino e la libertà religiosa, il Pontificale di Sant'Ambrogio nella nostra venerata Basilica del Santo, la solennità dell'Immacolata Concezione e la quarta domenica di Avvento. Cerchiamo di vivere questi gesti nell'intensa atmosfera di attesa del Santo Natale. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Ecco, l'assemblea si scioglie, si è conclusa la celebrazione eucaristica nella terza domenica dell'Avvento Ambrosiano, che vi ricordo vi abbiamo trasmesso in diretta, e il Cardinale Scola ha anche fatto un annuncio importante proprio a conclusione di questa Eucaristia, perché l'arciprete della Cattedrale non è più Monsignor Luigi Manganini, come è stato per un decennio, ma è Monsignor Gianantonio Borgonovo. Io vi ricordo che